luce del mondo nel buio del cuore. Vieni ed illuminami. Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei mio Dio, e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Yeah.
da questo amore a Gesù che traeva la linfa per la sua spiritualità, perché solo se l'amore si attinge a Dio si riesce a donarlo, a farlo traboccare, a riversarlo negli altri. Allora, da questa parola con la più minuscola che è il Padre Enzo, potremmo imparare ad andare a Gesù, a fare l'esperienza di noi ad essere suoi amici. Poi ancora ci ha indicato la via della semplicità, semplice nel fatto, nel vestire, nell'essere, nel relazionarsi con gli altri. Viveva dell'essenziale. E anche qui possiamo imparare a saper distinguere l'essenziale dal secondario e a scegliere solo le poche cose necessarie. Ma anche ci insegna il distacco tra le cose. Ad Agira viveva quasi un eremo, una piccola cella di convento, nella povertà dignitosa, senza comunità superflua. E poi ci ha insegnato la generosità del cuore, sempre pronto a donare, questa attenzione costante alla povertà da sempre, non so quanto era sacerdote, io ho condiviso con lui anche momenti prima dell'ordinazione e vedevo questa attenzione continua verso chi era nel bisogno, l'attenzione alla povertà, ai disagi, alle devianze, alle periferie. Quante persone sono state aiutate, sostenute, accompagnate, cercate, tirate fuori da situazioni problematiche. Era l'arte per prendersi cura con delicatezza e tenerezza. Non si entra in paradiso senza l'accompagnamento dei poveri e la scorta delle opere di carità. E poi una cosa che mi ha colpito della sua figura è la caparbietà e nel non arrendersi mai quando doveva arrivare un evento obiettivo. Anche nel seguire le persone, sino in fondo, nel cercare soluzioni concrete, sino in fondo. Questo è vivere e dare la vita. E poi, come è stato ricordato all'inizio, un'altra cosa importante è la passione per l'arte, per la bellezza, il decoro, è segno di una finezza d'animo. E mi piace questa idea del murales, si addice proprio alla sua figura in maniera particolare. Ecco, mettiamo tutto questo oggi nella nostra preghiera, perché le cose che ascoltiamo, che celebriamo, che vediamo anche in questa figura di sacerdote, possano indicarci una via. E la via è imparare a vivere da amici di Gesù. Imparare e fare come lui, come Gesù. Servire, amare e donare. Buongiorno, un grande saluto a tutti voi. Insieme al mio saluto porto quello del padre Alessandro Magno di Ferrabuto, per potuto venire, e del signor Giorgino, avvocato Padre Greco, con le quali insieme al Consiglio Comunale abbiamo pensato a fare altre cose, opera in maniera da fare la sua campagna. Un grande saluto alla famiglia Enzo, il padre Enzo. Grazie a Sua Vescovo, grazie a Padre Federico Scaturna, grazie a Padre Santiago del Rocco, guida umana e spirituale di un'altra campagna.
grazie alla commissione Burmeister, Consiglio Comunale, alla mia amministrazione, per aver riconosciuto il padre Campagna un cittadino unanimemente stimato e amato. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questa importante cerimonia. Grazie ai dirigenti scolastici e soprattutto ai ragazzi della scuola media e elementare, so che hanno preparato una piazzetta che avremo intitolato uno spettacolo, canti, musica, gioiosi. E con enorme gioia e soddisfazione che oggi dedichiamo questo luogo cittadino alla memoria di padre Campagna. Ho avuto il piacere di conoscerlo, siamo stati presenti nel giorno della sua direzione, abbiamo scambiato riflessioni, pareri, ho apprezzato insieme alla città la sua grande umanità e umiltà, la sua attenzione per il mondo dei giovani, a favore dei quali ha gestito progetti educativi e inaugurato il centro Giovanni Venus. Il suo grande amore per l'arte. Diverse sono le opere artistiche realizzate in collaborazione con artisti istituzionali, Ciacuso, Cusibasso, Sabino Matera, tra le quali una grande croce di legno e presenti artigianali per i quali, insieme ai collaboratori, ricevette riconoscimenti a carattere locale, regionale e nazionale. Ho conosciuto la sua fede genuina, attraverso la quale ho convinto di poter rendere il valore. Oggi questa bella piazzetta è arricchita da un murale stabilito in giorno dal maestro Maurizio Cannizzo, che ringrazio per aver messo a disposizione della nostra città la sua arte. Diventa un luogo, piazzetta Enzo Campagna, in cui la nostra comunità celebra e ricorda con orgoglio il nostro amato cittadino. Oggi la nostra speranza è che grazie a questa piazzetta ci siano le dettagliate e l'esempio di un uomo d'altissima umanità, bontà e di impegno religioso e civile. Inoltre, consentitemi che in questi giorni di guerra, da questo tempo di pace, nel ricordo di un uomo di pace, di elevare la preghiera affinché i diritti dell'umanità, di pari e il diritto alla pace vengono rispettati. E se possibile elevare una condanna ferma rispetto a un'aggressione immaginata ed impari che sta mettendo e piegando il dolore un popolo libero e democratico. Infine, a padre Campagna, a nome della città di Nicosia, mi sento davvero un profondo grazie. Prima di ricevere attenzione. Le meraviglie del creato, gli eventi della storia che una misteriosa provvidenza volge a fine di bene, le opere degli uomini amanti della giustizia e della pace e dell'arte, muovono il nostro cuore a benedire Dio, sorgente prima di ogni dono. Noi crediamo, con l'Apostolo Paolo, che tutto coopera bene per coloro che temono e amano il Signore. E in ogni circostanza cerchiamo il suo paterno aiuto, perché aderendo in Cristo alla sua volontà, tutto compiamo per la sua gloria. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come
noi e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Dio onnipotente ed eterno, che ci affidi le risorse e le energie del creato, perché ci aiutiamo l'un l'altro in operosa concordia. Benedici noi e l'opera delle nostre mani, e fa che riconoscendo in te il sommo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità, per Cristo nostro Signore. Amen. Vi benedica, vi custodisca il Signore onnipotente e misericordioso, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Comunale, i preti, il signore vescovo, e ringrazio a tutti. Grazie, con vero applauso. Ringrazio pure l'artista Maurizio Cannizzo, veramente è stato bravissimo. Insegnanti e i ragazzi che adesso faranno un coro di gioia, di festa in onore di Lorenzo Campagna. Che dire, di fronte a questo spettacolo d'arte, guardando quella faccia così buona, generosa, gioiosa, questa piazzetta io spero e sono convinto diventerà veramente una corrispondenza d'amorosi sensi tra Padre Campagna così forte. Spero che guidi questa città così come l'aveva guidata in vita e tutti noi cittadini di Basilea. Grazie ancora, grazie a tutti. Dottor Luigi Bonelli e alla sua amministrazione, che con grande sensibilità e riconoscenza ha voluto dedicare questa meravigliosa piazzetta, dando lustro alla figura del nostro amato fratello Enzo, artista e sacerdote, ma diceva Padre Filadelfio, sacerdote e artista, luoghi in cui Enzo con il suo sorriso e il suo amore per il bene comune si spese molto per i giovani e per la valorizzazione del quartiere di Santa Maria Maggiore. Nicosia, 16 marzo 2022, tra l'altro giorno del compleanno di Padre Campagna, la famiglia Campagna. Grazie. Quanti
Non lo so questo. Thank you.